personaggi vedremo i cambiamenti che saranno stati applicati alla mappa durante la patch 6.86. Come prima cosa guarderemo la patch della mappa dei Radiant, dalla parte dei Radiant. Come prima cosa notiamo la jungle che è stata modificata in varie parti. Il primo cambiamento è questa rampa di scale in mezzo ai due campi. E questa rampa di scale ci porta direttamente alla lane o alla jungle, quindi qui gli alberi sono stati rimossi. Stessa cosa troviamo qui, questa piccolissima rampa di scale ci porta sia alla runa che dalla runa ci porta alla lane. Un altro cambiamento che è stato fatto è la distanza tra qui e la torre. In pratica ora ci permette di passare con uno smoke ed entrare da qui senza rompere lo smoke a causa della torre. Poi, come vediamo, questa ward ora insomma è diventata peggiore a causa del cambiamento della mappa e il farming tra questo campo e questo campo è diventato bilanciato rispetto a questi tre. Mentre invece prima si aveva il secondo campo qui, quindi questo era il famoso triangolo che i carry sfruttavano o si può dire anche abusavano. Poi, come secondo cambiamento, piuttosto importante sempre, abbiamo questo nuovo campo. Si dice, cioè si sa, che questo renderà più veloce il cliff farming di Medusa, l'FK farm qui ovunque vi pare, e è stato notato da alcuni giocatori che nella controparte Dire dello stesso cambiamento, ovvero questo campo, vi ricordo che sono campi hard. Se si spawnano dei troll, quindi quelli ranged, si può pullare da qui la lane indietro. Quindi questa è un enorme buff alla offlane Dire. Perché l'hanno fatto? Probabilmente per bilanciare con questo campo. Perché da qui l'offlane dei Radiant può pullare. Però è molto più sbilanciato questo perché se uno pulla da qui. Non si può, i Radiant non possono venire qui a contestare, invece i Dire possono tranquillamente venire qui a contestare. Poi, secondo i cambiamenti, questa area qui è cambiata, come vedete, si nota subito il cambiamento. E sono state inserite le rune arcane, vediamo se ne troviamo una. No. E questa cliff, oltretutto, è stata collegata, questa cliff qui è stata collegata direttamente alla lane mid o alla jungle Dire. Quindi come vedete ora si può passare senza bisogno di rompere nessun albero, quindi questo è un nerf al cliffing. E è stata improved la jukeability, così ha detto Ice Frog, vicino al negozio laterale dei Dire, mi pare. Quindi come vedete qui ora è molto più facile fare juking, si può andare qui. Poi ci sono, cioè questo path è anche utile per accedere al secret shop. Quindi il side shop, scusate, venite da qui e già da qua avete lo shop apribile. Stessa cosa da qui, entrate e avete lo shop apribile di nuovo. E niente, queste sono la maggior parte delle change. Un altro piccolo piccolo trucchetto è che si può accedere dallo shop anche da qui. Quindi, insomma, sì, solo per farvi sapere. E basta, la patch, i cambiamenti della mappa sono tutti qui. Spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima!